Oggi che si parla tanto di sostenibilità, si parla anche di un dialogo maggiore dell'uomo con la natura, no? Anche per una questione di necessità dovuta all'inquinamento e al fatto che comunque abbiamo preso una coscienza diversa rispettivamente agli anni Ottanta. Cosa è cambiato e proprio nello specifico in quelli che sono i suoi progetti? Come rientra anche questa tematica? Vorrei fare prima una precisazione che credo che sia d'obbligo. Prima di tutto, noi abbiamo distrutto il nostro habitat, l'abbiamo prima distrutto completamente. Diciamo, la sostenibilità è come quello che diceva Manzoni: o ce l'hai o nessuno te la dà. Quelli che parlano molto di sostenibilità e quelli che non la fanno. Benvenuti lettori di Domani Press in questo nostro nuovo appuntamento. Quest'oggi sono davvero molto onorato di avere qui con noi l'archistar Massimiliano Fuksas. Grazie per essere qui con noi, architetto. Sono felicissimo. Il piacere, come si dice, è il mio. È veramente un grandissimo piacere da parte nostra averla qui con noi. Architetto, io volevo partire con lei un po' come quando si costruisce, no? Un palazzo. Volevo partire proprio dalle fondamenta, quindi partiamo proprio dal basso, come si suol dire. E volevo innanzitutto indagare, ancora prima di quella che poi è la sua creazione e la sua opera artistica, proprio anche le sue radici, perché poi lei ha delle radici molto cosmopolite, a partire dal papà medico lituano ebraico, passando poi ovviamente anche per sua madre, che si divideva tra Francia ed Austria, addirittura che era, diciamo che apparteneva, Mia aveva. nonna tedesca, il secondo marito estone, sì, diciamo, non è una cosa semplice, però Cioè, io mi è sento davvero molto molto complesso, romano. no? Di andare a ricostruire questa matassa, queste radici così. Ma no, ma sono molto semplici, è difficile, se incominciamo a parlarne, facciamo un'intervista solo su questo e durerà circa un paio d'ore. E sarebbe il tema del prossimo mio libro. A proposito di questo, così giusto per inquadrare questo aspetto, quanto di queste sue radici cosmopolite poi alla fine, quanti di questi elementi così vari sono poi entrati di fatto nella sua produzione? Quanto Guardi, se lei l'hanno. provi ad avere una famiglia in cui ci sono cinque religioni e là incomincia a scegliere nessuna. E questa è la prima cosa, perché avere molte religioni e poi alla fine non se ne sa bene più nulla, si perdono. L'unica cosa molto chiara è che mio nonno Michelas era lituano. Mio padre era lituano, tutti e due nati a Kaunas, e il mio bisnonno era sempre lituano, nato a Kaunas anche lui, e lui era benestante in quanto era mercante di sale, il mio bisnonno. Addirittura. Qui parliamo nell'Ottocento, ecco, siamo già negli anni Ottocento, dell'Ottocento, metà dell'Ottocento. Ma a proposito di questo, leggendo poi anche la sua biografia, ho letto che poi di fatto lei non voleva esercitare questo tipo No, di. io non volevo esserci, non volevo fare essere un architetto, io volevo fare l'artista e basta. Era la cosa, che mi sembrava la cosa più normale per me. E a proposito di questo, come ha iniziato quindi il suo approccio rispettivamente a quello che poi è stato il suo lavoro e come è avvenuto? Perché poi di fatto non ha mai abbandonato l'interesse, per esempio, per la filosofia, per l'arte in generale, anzi, poi l'ha fatta dialogare con quelle che sono poi le sue opere. Ma io credo che ho continuato a dipingere tutta la mia vita, semi-clandestino, anche a volte meno clandestino, perché erano il punto di partenza di quasi qualunque mia opera, è sempre una partenza, che è una partenza, un'immagine molto vicina al mondo dell'arte. Ecco, io non credo che c'è molta differenza tra arte e architettura. La scelta fu una scelta che lo feci, come si fa sempre, per mia madre, perché mio padre è morto quando avevo 6 anni e rimanemmo soli io e mia madre. E mia madre
A un certo punto, quando arrivai alla maturità, io già vivevo da solo perché mi potevo mantenere con quelle poche opere, quelle opere che facevo, e trovavo qualche cliente o qualcuno che amava il mio lavoro, che mi permetteva di campare. Allora lì mia madre mi disse: superare la maturità. Io già vivevo da solo, avevo uno studio a Porti Volcane nel quartiere ebraico, e mi chiese che cosa volevo fare. Io dico: io voglio fare quello che ho fatto sempre, l'artista, e basta. E disse no, e disse molto dura, e disse una frase che mi rimase impresso: vedo già l'ombra del fallimento dietro le tue spalle. Sembrava molto shakespeariana l'immagine, però io la vidi quest'ombra, mi girai appena e vidi quest'ombra. A quel punto decisi, lei mi chiese: che vuoi fare? Io dissi: ma filosofia. E lei insegnava filosofia. E lei mi disse no. E poi la prima idea che mi venne in mente, dissi: architettura. E lei disse: questo mi sembra meglio. E così feci un programma che i 2 anni, che erano gli anni più duri, perché c'è il biennio, si da superare, allora era molto, veramente molto faticoso, e decisi di fare tutti gli esami possibili. Ed ero il peggiore studente di architettura, in quanto facevo tutti gli esami e poi non me ne interessava nulla di architettura. Ero considerato veramente, credo, il peggiore di tutta la scuola, di tutto il mio corso. Però avevo fatto tutti gli esami, avendo fatto tutti gli esami, superato il biennio con una sessione di anticipo, avevo tempo per viaggiare. Io ho sempre viaggiato, prima con l'autostop, i primi anni con l'autostop, fino agli anni, diciamo, ai 19-20 anni, e poi mi trovai a Londra una volta. E io non amavo sempre quello che facevo, lo studio, l'architettura. Però amavo la storia dell'architettura moltissimo, perché avevo due ottimi insegnanti. Uno era Bruno Zevi e l'altro Paolo Portoghesi, che conoscevo per caso, avevo conosciuto quando avevo 16 anni. E a questo punto mi incontrai a Londra, non so, lavoravo in un pub, come tutti i giovani, in un ristorante, non mi ricordo bene dove stavo. Incontrai un mio amico, che anche lui lavorava da un'altra parte, stesso lavoro, che il lavoro, la parola più conosciuta era lavapiatti a quell'epoca, perché non c'erano tante lavatrici, le lavastoviglie. E lui mi disse: guarda, tu studi architettura, guarda, c'è uno studio più vicino, che non è uno studio, una specie di laboratorio, vanno a vedere. E io andai a vederlo, e lì vidi che facevano collage, ritaglio, facevano architettura utopica, avanzata, era Arcigram, Ed è e lì lì nato disse: ah, l'amore. se questa è l'architettura, questa mi piace, quell'altra no. A proposito di E architettura allora rimase. che le piace, oggi diciamo l'architettura è fondamentale diciamo, anche per la storia del genere umano, ma anche per il fatto che comunque disegna un po' quello che è il nostro habitat naturale. Noi siamo alla fine animali sociali, no? Come dicevano nell'antica Grecia, e abbiamo bisogno di luoghi che in qualche modo ci possano identificare. Oggi, a seguito di quello che abbiamo sostenuto, a seguito della pandemia, dello smart working, dell'impossibilità spesso anche di incontrarci e di vivere anche gli ambienti interni con maggiore frequenza, cosa è cambiato nell'architettura? Ma i Greci avevano trovato un sistema della città, specialmente Atene, che c'era la città alta, la città mediana e la città bassa. La città alta era l'Acropoli, che era il luogo dei templi, il luogo della difesa, anche del potere. Poi c'era la città mediana, che è la città che aveva anche l'agorà, il modo di vivere, il sistema della vita quotidiana, e poi la città bassa, che è la città che si sviluppava fino al Pireo. Credo che quello che cambia è l'architettura, è stato sempre un sistema per organizzare la vita degli altri. Prima organizzava la vita sacra, sacrale, gli edifici venivano fatti direttamente dagli abitanti. Però già la vita sacra,
la costruzione del Tempio, la costruzione dell'Acropoli, la costruzione del centro, che era stata demandata dai grandi architetti, per esempio uno di questi che va Ictino, è stato il punto di partenza. La città attuale era una città in cui si sviluppava maggiormente, l'architetto si dal 1800 in poi, dalla rivoluzione industriale, ha sviluppato anche la città abitativa, residenziale, non soltanto quella di funzioni amministrative o politiche o istituzionali. La città residenziale, la città dove l'uomo abita, è una città importantissima, perché secondo il tipo di casa in cui tu vivi, i luoghi dove hai vissuto, acquisti, non dico sociologicamente, ma dal punto di vista dei tuoi comportamenti, molte varianti e molte qualità e molti difetti. Ecco, e oggi che si parla tanto di sostenibilità, si parla anche di un dialogo maggiore dell'uomo con la natura, no? Anche per una questione di necessità dovuta all'inquinamento e al fatto che comunque abbiamo preso una coscienza diversa rispettivamente agli anni Ottanta. Cosa è cambiato? E proprio nello specifico in quelli che sono i suoi progetti, come rientra anche questa tematica? Vorrei fare prima una precisazione che credo che sia d'obbligo. Prima di tutti noi abbiamo distrutto il nostro habitat, l'abbiamo prima distrutto completamente. Se lei pensi soltanto a qualche cosa tipo la Sardegna, che era piena di boschi simili ai boschi che ci sono ancora nell'isola accanto della Corsica, ma era molto simile. Lì i boschi sono stati fatti per legge, furono tagliati. Per questa legge serviva, dei piemontesi, serviva a costruire la nuova idea della città, del paesaggio, che era quello post-unitario. Cioè la città unitaria, Roma, prima Firenze, poi Roma, poi Napoli, eccetera, sono state città quasi intensamente costruite e anche brutalmente massacrate molte volte da un'idea di città che era una città che veniva imposta. È un modello di città che era quella francese, aspagnana, che era stata importata a Torino in modo molto più povero, molto più, diciamo, in modo più quasi dal punto di vista economico mediocre, e poi si è stata esportata in tutta Italia. Questa cosa ha cambiato praticamente molto della nostra natura. Quello che è, noi abbiamo distrutto i boschi, abbiamo trasformato i boschi, ad esempio i boschi della Toscana sono stati trasformati in oliveti o in terreni seminativi. Era la stessa cosa è successo nelle grandi isole, nelle piccole isole, la stessa cosa è successa quasi dappertutto. Adesso è nata la coscienza, perché siamo diventati 8 miliardi. Finché eravamo meno, la cosa non era fattibile, però era vivibile. Oggi è diventato molto più complesso. Diciamo, la sostenibilità è come quello che diceva Manzoni: o ce l'hai o nessuno te la dà. Quelli che parlano molto di sostenibilità e quelli che non la fanno. Io non ne parlo mai, però ce l'ho. I miei edifici partono tutti da un'idea. La prima cosa da cui partono sempre, ma non ad oggi, da quando ho iniziato, che si poteva risparmiare, la prima cosa che si poteva risparmiare era l'acqua. Si poteva riciclare, riutilizzare più volte, e questo qui l'ho usato sempre. Poi dopo, per esempio, il Palazzo dei Congressi di Roma, tutti guardano come è fatto, la nuvola, eccetera. Però la storia vera, poi parleremo anche della fiera, la storia che sopra ci sono 5.000 metri quadrati di fotovoltaico. Sì. E dopo di questo si può dire già nel Palazzo dei Congressi di Roma c'è il collegamento con il piccolo laghetto dell'Eur, che ci serve da scambiatore di calore, funziona come pompa a calore poi alla fine, con il sistema di raffreddare e riscaldare con
spendendo meno energie, consumando meno energia. Di fatto Poi le c'è trombe erano sempre la Fiera di collocate, no? Milano, quando l'abbiamo pensata, ha preso, è un complesso che è stato forse il primo in Italia, forse il primo in Europa, che ha avuto il premio, credo che era un LED, si chiamava allora, poi è diventato Platinum. Però diciamo tutto questo nasce dal fatto che è naturale, cioè tu ce l'hai naturalmente. Il progetto della Ferrari, per la Ferrari, il centro ricerche della Ferrari, ha un bacino d'acqua che serve come la fiera, che non serve solo per essere bello, ma serve essere per uno scambiatore di energia, per ridurre i costi energetici, ma anche la Ferrari. Cioè, diciamo, e poi cambia e mitiga il clima sia d'estate che d'inverno, cioè queste cose o ce l'hai nelle tue corde oppure puoi fare, sì, lo puoi raccontare in molti modi, però non è quello, cioè non è piantando un albero che si risolve il problema energetico. L'altra cosa, gli alberi, adesso si dice pianteremo, ogni tanto la frase è questa, pianteremo 1 milione di alberi, quasi tutti i sindaci lo dicono. Quasi ridicolo è diventato. Questa cosa non è il problema di piantare gli alberi. Prima di piantare gli alberi in una città, devi fare il censimento degli alberi per fare poi la forestazione. E tu non sai quanto sono vecchi, come sono, che caratteristica hanno, è inutile che tu pianti perché non sai neanche che cosa piantare. Parigi è una città in cui è meno verde di Roma, sicuramente, meno verde di Milano. Però c'è, la forestazione è stata sempre fatta, che vuol dire che una quantità di alberi viene tagliata, sostituita secondo i periodi, secondo la storia, la loro storia, come Place des Vosges, sostituita con gli stessi alberi e poi mano a mano sostituiscono le alberature integralmente. Ecco, è un lavoro estremamente serio, estremamente profondo e non è superficiale. Difatti, poi, al di là di quella che è la transizione green, le sue opere hanno sempre dialogato con l'ambiente circostante, non entrando a gamba tesa, ma comunque tenendo molto conto dello spazio naturale anche e valorizzandolo al massimo. A proposito di questo, mi viene anche in mente ovviamente l'esempio, dato che siamo in questi giorni di Salone del Mobile, della Fiera di Milano, di Rho, che comunque è una struttura che, nonostante, voglio dire, il passare del tempo e gli anni, regala sempre delle emozioni particolari nel vederlo. Qual è il suo rapporto con questa sua opera? Dunque è stata pensata 20 anni fa esatti, a Sono 20 anni. quasi 20 anni da quando l'abbiamo pensata. Realizzata è stata realizzata in 26 mesi, 1 milione di metri quadrati in 26 mesi è stato quasi il record assoluto, credo che sia il record assoluto in Italia. La cosa più importante di Rho è stata la scelta al posto, se lei si ricorda. E cosa c'era al posto in quella zona, in quell'area? In quell'area c'era una delle peggiori raffinerie, era dell'Agip, e i miasmi, secondo il vento, si sentivano fino a Piazza Duomo. La bonifica, l'eliminazione e poi la bonifica del terreno ha permesso anche un cambiamento di qualità dell'aria e di qualità della vita. Questo è il primo passo. Il secondo passo è stato quello di costruire all'interno. Abbiamo piantato svariate migliaia di piante, però sono state piantate in un modo abbastanza particolare. All'interno degli uffici, della zona degli uffici, nelle corti, c'è un tipo di pianta molto bella. Io adesso non mi ricordo bene, credo che erano le querce americane, credo che fossero, credo, adesso mi posso anche sbagliare, che diventano rosse in autunno, un colore bellissimo, poi diventano gialle, poi d'inverno perdono le foglie e così possono permettere al sole di passare meglio e poi l'estate riprendono il colore verde. Perciò questo ad esempio è un esempio. Ci sono le varie parti, quelle dei parcheggi e altre parti che sono state piantumate in un altro modo.
cioè diciamo è un'attenzione che tu, quella che dicevo, il coraggio tu ce l'hai e nessuno te lo dà, è molto manzoniana. A proposito di questo, oltre ovviamente a quello che è il dialogo tra l'ambiente circostante, la sua architettura ha fatto anche dialogare culture diverse, penso al centro della pace, anche lì è stata un'esperienza molto particolare, perché addirittura lì, oltre a dialogare con l'ambiente, l'architettura dialoga anche con le culture. La prima cosa è questa, che il centro della pace nasce dall'idea che ha avuto un cliente straordinario. Vede, per fare un progetto servono tre cose importanti. Prima, un cliente buono, buonissimo. Secondo, serve un'impresa che sappia costruire. E terzo, serve un architetto, ma quelli buoni se li trovano. Ecco. Non è proprio così. Vabbè, diciamo, la cosa principale è trovare uno che abbia un cliente. E lì il cliente era Shimon Peres, che è una persona che era un visionario, che nelle tante cose che ha fatto, ha avuto nelle tante cose c'era sempre una visione. E la sua visione era quella di fare un luogo, di costruire un luogo in cui potessero dialogare i popoli differenti, come i palestinesi e gli israeliani. Pochi mesi prima che scomparisse, che passasse a miglior vita, così si dice, Shimon Peres mi chiama e mi invita a Tel Aviv, a Jaffa, e ci diamo appuntamento nel centro della pace. Finalmente aveva occupato il suo ufficio, che era stato previsto per lui, poi era diventato Presidente della Repubblica, perciò stava da un'altra parte. A Gerusalemme. A questo punto aveva preso il controllo completo di questo edificio. Lui ha 92 anni, credo. E mi dice che cosa ne pensassi. Passiamo la giornata insieme, facciamo colazione insieme, ceniamo insieme. E prima ci mettiamo a guardare il mare, perché si trova sul mare. Da questo terrazzo che ho fatto, dove io sognavo che tutti potessero vedere il mare da lì, ma non solo da lì, anche dall'auditorio, si vede il mare Come elemento, no, di dall'auditorio. congiungimento anche. Sì. E era tutto rivolto verso il mare, era chiuso in tutti i lati, ma era aperto verso il mare. La mia idea era quella di dire, lui mi chiese: ma perché hai messo una vetrata contro dietro dietro allo speaker nelle conferenze serve uno schermo, una cosa. Dice: tu ci hai messo una vetrata perché tutta l'audience guarda verso il mare, vedrà il mare, e se c'è qualcuno che avrà bisogno di aiuto, che può essere un emigrante, può essere una persona che non ha bandiera, non ha colore, non ha nulla, noi dobbiamo andare lì. Come on, vieni, Questo è un sarai tema che quasi accolto. sembra molto attuale, no? Il mare come poi alla fine non limite da chiudere, da porto da chiudere, ma al contrario da Luogo aprire d'accoglienza. a braccia assolutamente aperte. Quindi, che cosa ne pensavo? Perché lui voleva trasformare questo progetto, che era un progetto fortemente politico. Press Center for Peace, dicevo, vorrei fare Press Center for Peace Innovation. E allora mi spiegò: non c'è pace senza innovazione, non c'è democrazia senza innovazione e non c'è innovazione senza democrazia. Ecco, io vorrei fare questo come ultimo mio atto. Dopo 3 mesi è scomparso. E poi la storia, insomma, la conosciamo tutti di quella struttura meravigliosa. Ascolti, io volevo fare una penultima domanda prima di quella nostra di rito. Purtroppo veramente il tempo a nostra disposizione è sempre molto risicato. Volevo sapere, ma la rivoluzione 4.0, la transizione digitale, come ha cambiato il modo di lavorare all'interno dei suoi studi in qualche modo? Se Non l'ha l'ha cambiato perché modificato? non è stata mai fatta. No, Non l'avete mai fatta di fatto? Quindi siete noi. ancora... No, noi. Noi sì. Ah. Faticosamente sì. Ma
Ma la verità è che noi non abbiamo connessioni, è un paese intero che ha delle connessioni bassissime. Io adesso, se vado a Pantelleria, dove di solito passo un po' di tempo l'estate, le connessioni sono inesistenti, pressoché inesistenti, e dobbiamo fare salti mortali per parlare con il resto del mondo, anche con il resto dell'Italia. Cioè l'Italia, tutta l'Italia è un paese, come lei sa, come tutti sanno, estremamente difficile, perché c'è l'Appennino, le Alpi e tante altre cose così, ci sono vere barriere, che ha bisogno di una grande struttura, infrastruttura digitale. Prima, come dicevamo, per il verde, prima bisogna fare un censimento. Per quanto sono le infrastrutture digitali, prima bisogna fare le infrastrutture e poi si fa l'innovazione digitale, perché noi abbiamo macchine straordinarie, nei nostri studi abbiamo tutto il possibile, però abbiamo grandi difficoltà. È vero, bisogna innanzitutto partire proprio dalle basi, in qualche modo fare anche... Le infrastrutture, è come una strada, le strade virtuali, le strade della comunicazione, sono le nuove autostrade della comunicazione. Prima si parla di queste cose, perché sono, se ne parla sempre lo stesso modo, è sempre la stessa cosa. Se uno non c'ha il coraggio non se lo può dare, se uno non c'ha innovazione non se la può dare, se uno non ha un animo fondamentalmente legato al verde, che io adoro e curo, però non lo faccio diventare retorica, non voglio che questo diventi retorica. È una pratica che tu devi fare tutti i giorni, in tutti i tuoi atti, come nel mangiare, nel curare, nel consumare, è un fatto che tu devi è una tua gestione, prima di tutti del tuo spirito, e poi dopo questo ne parliamo. Però solo diventa retorica, diventa un sistema quasi fastidioso, di cui io non posso più sentire parlare. Cioè non si può sentire più parlare tutti di ecosostenibilità, di sostenibilità, cioè la verità è che la prima cosa da fare è dotarci di infrastrutture all'altezza. Ad esempio, Roma non ha un sistema di smaltimento dei rifiuti. Se tu non hai un sistema di smaltimento dei rifiuti, non puoi avere neanche un sistema di raccolta, perché quel sistema di raccolta poi lo mandi dove? Lo mandi in un'altra regione, lo mandi in un altro paese, in un altro stato, dove loro producono energia. E noi invece produciamo montagne e montagne di rifiuti. Cioè queste cose sono cose estremamente serie, cioè non si può parlare, non si può mettere in poche parole, non si può mettere il carro davanti ai buoi. Mi verrebbe da dire, no, primum vivere deinde filosofari, nel senso che noi spesso abbiamo questa concezione, no, di parlare, di comunicare prima effettivamente di realizzare determinate cose. Lei ha detto una delle cose più intelligenti che ho sentito negli ultimi 5 anni. Ascolti, architetto, noi chiudiamo sempre le nostre interviste con una domanda che va a parafrasare il titolo del nostro magazine. Come vede, noi ci chiamiamo Domani Press e chiediamo: come vede il domani Massimiliano Fuksas, quali sono le sue speranze e le sue paure? Così una frase, una suggestione da lasciare sul nostro muro virtuale per tenerla con noi sempre. Come vede il domani Massimiliano Fuksas? Guardi, è facilissimo vedere il passato. È facilissimo abbastanza vedere il presente, è impossibile vedere il futuro. Il futuro riserva sempre qualche cambiamento, qualche variazione rispetto a quello che lo pensai, nonostante le conoscenze, nonostante le macchine più potenti per capire, per comprendere, ci rendiamo conto che, come diceva Lorenz, il famoso della farfalla, va bene, conosciuto solo per questo, ma era invece un famoso meteorologo che voleva mettere in ordine, e la teoria del caos inventò questo, voleva mettere un po' d'ordine, però capì che c'è sempre uno 0,00 che è quella variabile che cambia la vita, e il futuro è una grande variabile, e quella variabile non è dato sapere. Sappiamo quando siamo nati, ma per fortuna non sappiamo quando non ci saremo più. Perché per fortuna? Perché immagini aumentare ancora l'angoscia del sapere che la nostra vita è limitata a un periodo. Se lei sapesse quando è il termine di questa esistenza, sapessimo il termine, sarebbe ancora più drammatico.
perché oltre a nascere con l'angoscia del futuro, che è questa della fine, noi avremo un'altra angoscia, quella di avere la certezza della fine. Però abbiamo finito male, dovremmo finire invece con la speranza. E la speranza è solo una, che l'uomo, in effetti, nonostante che è cresciuto enormemente, nonostante che siamo 8 miliardi, l'uomo è sempre, non è mai diminuita la popolazione, è sempre aumentata. Evidentemente c'è una capacità di sopravvivenza enorme. E quindi abbiamo comunque la speranza finale, insomma, che ci dà sempre una finestra di ottimismo, ovviamente. Io ringrazio veramente tanto, tantissimo l'archistar, architetto Massimiliano Fuxas per essere stato qui con noi. Ringrazio ovviamente tutti quanti i lettori di Domani Press per l'affetto costante. Potete seguire mi piace sotto la campanella in basso per essere sempre aggiornati sulle nostre interviste e scaricare la sigla nel nostro salotto virtuale direttamente su Spotify. Grazie ancora per questa intervista. Ci vediamo alla prossima. Grazie per l'architetto. Alla prossima. Ehi, tu dimmi come stai? Nel caso non hai 4G Wi-Fi, sta iniziando una puntata e tu lo sai. Domani presto dimmi che ci stai. Ehi, tu dimmi come stai? Nel caso non hai 4G Wi-Fi, l'indirizzo lo conosci, puoi cliccarlo, dai. Domani presto dimmi se ci stai. Guardiamo al futuro, ma sicuro parliamo. Commenti che giuro, guardano lontano. Domani presto, come vedi domani? Ti prego, parliamone senza stress, andiamo avanti, seguendo i piani. Quali sono le tue speranze per il futuro? Io spero che ce ne sia uno. Domani presto è il miglior canale per ascoltare. Tu scriviti, non te ne pentirai, te lo assicuro. Domani presto, domani presto.